In questo video vediamo come si risolvono questi classici indovinelli che girano tanto su Facebook, Instagram e WhatsApp e che molte persone ancora non riescono a risolvere. Il trucco è molto semplice, basta avere un po' di spirito di osservazione e ricordarsi che si fanno prima le moltiplicazioni e poi le addizioni. Iniziamo dal primo, che è anche molto più semplice. Vedete che ci sono 3 mele che mi dà come risultato 30, quindi ogni mela varrà 10. Se una mela vale 10, due caschi di banane varranno 4, quindi 10 più 4 più 4 uguale 18. Un casco di banane vale 4, meno 2 cocchi uguale 2. Nell'ultima riga però dovete stare attenti, perché qui avete una mela che vale 10, ma avete un solo cocco. Se qua due cocchi valgono 2, un cocco varrà 1, quindi 1 più 10, 11. Attenzione qui, non ci sono 4 banane, ma ce ne sono 3. Se ogni banana qui vale 1, allora qui varrà 3. Quindi 1 più 10, 11, più 3, 14. Anche questo è molto simile a quello precedente, ma con una leggera differenza, ovvero che qui c'è una moltiplicazione. Quindi qui bisogna ricordarsi di fare prima la moltiplicazione e poi l'addizione. Quindi abbiamo 3 bibite che valgono 10. 10 più 10 più 10 uguale 30. Se la bibita vale 10, per arrivare a 20, ogni hamburger varrà 5. Se l'hamburger vale 5, ogni porzione di patatine varrà 1, quindi 5 più 2 più 2 uguale 9. Andiamo a fare allora l'ultima riga, quindi se l'hamburger vale 5, la porzione di patatine vale 1, la bibita vale 10, quindi dobbiamo fare prima 10 per 1, 10, più 5 uguale 15. Aumentiamo leggermente la difficoltà e vediamo quest'altro indovinello. Puoi anche mettere in pausa e provare a farlo da solo. Intanto io inizio con la spiegazione. Abbiamo queste tre figure che come risultato mi danno 45, quindi ognuna di queste figure avrà un valore di 15, perché 45 diviso 3 uguale a 15. Però osserviamo bene, c'è un quadrato con un pentagono e un esagono. Quindi se vado a contare i lati, avrò che 4 lati più 5 lati più 6 lati mi dà proprio 15. Ricordiamocelo. Qui invece ho 4 banane più 4 banane più 15 uguale 23. Quindi ogni banana ha come valore 1. In questa immagine invece mi incuriosisce l'orologio, che segna le 12 e un quarto. 4 banane più questi due orologi mi deve dare come risultato 10. Quindi ognuno di questi orologi vale 3. E infatti 3 è proprio il valore indicato dalla lancetta dei minuti. Andiamo allora a vedere l'ultima riga. Osservate bene, notate delle differenze tra questo orologio e questo? Qui le lancette dei minuti indicano il 2, quindi qui come valore ho 2, non ho 3. Notate delle differenze tra questi caschi di banane e queste? Qui ci sono 3 banane, quindi le banane qui valgono 3. Notate delle differenze tra questa figura e quest'altra? Qui manca il quadrato, per cui contando i lati avrò 5 più 6, 11 per 3, perché devo fare prima la moltiplicazione, quindi qui 33 più 3 più 2, risultato 38. E infine vediamo l'ultima, che forse è quella più difficile. Qui infatti ho visto parecchie persone non riuscire ad arrivare alla soluzione. Cominciamo a vedere la prima riga. Noto che gli orologi indicano orari diversi. Qui le 3, qui le 9, qui le 9. Se faccio la somma mi esce proprio 21, quindi andrò a considerare le ore. Tre calcolatrici mi danno 30. Queste calcolatrici sono tutte e tre uguali, quindi ogni calcolatrice è uguale a 10. Nella terza riga ho tre lampadine che mi danno come risultato 15. Però attenzione, osservate bene, non abbiamo due somme, ma abbiamo una somma e una sottrazione. Quindi se una lampadina più una lampadina meno un'altra lampadina mi dà come risultato 15, io posso anche togliere queste due lampadine, perché si sottraggono, quindi 15 più 15 meno 15 è uguale a 15. Andiamo allora a osservare l'ultima riga. Qui ho un orologio che mi indica le 9, quindi posso anche andare a scrivere 9. Qui invece ho una calcolatrice che non è uguale a questa. Qui infatti c'è un 3, qui invece c'è un 2, per cui se vado a notare bene, faccio la somma di questi numeri, 1 più 2, 3 più 3, 6 più 4, 10, qui allora mi darà come risultato 9, perché 1 più 2, 3 più 2, 5 più 4, 9. Attenzione infine alle lampadine, vedete che qui ci sono 5 lineette, qui invece solo 4. E allora dobbiamo riformulare in base alle lineette e non in base alle lampadine. Se qui 5 lineette mi danno 15, vuol dire che ogni lineetta vale 3. Qui le lineette invece sono 12. Se ogni lineetta vale 3, 3 per 12, 36. A questo punto posso fare i calcoli, quindi 36 per 9, 324, più 9 uguale 333.